Oggi parte ufficialmente la mia prima giornata sciistica. Stiamo salendo verso il passo Clini con Alberto Bencimo. Guardate là, corno bianco e corno nero. Siamo qui a Passo Clini, stiamo provando con Kevin i primi passi sugli sci. La nostra scelta è quella di utilizzare soltanto uno sci, quindi non utilizziamo protesi. La prima curva, che è quella verso destra, è un po' più semplice, fare sbandare lo sci. Adesso stiamo lavorando sulla curva sinistra, le curve sono i nostri metodi per rallentare naturalmente. Lavoriamo sulla curva sinistra, che è quella in cui l'inversione è un po' più difficile lavorare con lo sci. Sono fondamentali gli stabilizzatori, della sorta di bastoncini, diciamo, da sci con sotto il suo piccolo sci, che sono fondamentali per poter mantenere l'equilibrio e per effettuare le curve. Come ho detto, da una parte la curva risulta molto molto difficile, quindi è importante anche imparare a utilizzare gli stabilizzatori, che servono sia per sciare e naturalmente anche per camminare, per gli spostamenti. Sì, difficoltà, cioè magari a trovare un po' l'equilibrio. Nel momento in cui spostavo il peso sugli stabilizzatori avevo alcune difficoltà a capire l'equilibrio. Una volta ho capito che verso destra riesco a curvare perché devo piegare un po' verso l'interno il ginocchio, mi sembra di aver capito alla fine. Invece verso l'esterno, per curvare a sinistra, sto avendo un po' delle difficoltà, un po' sto capendo, però se non riesco a capire bene il movimento, poi mi sembra di avere il ginocchio, mi fa fatica proprio a fare quello che deve fare lo sci. Da quello che ho capito bisogna usare tanto lo stabilizzatore perché faccia tipo una sorta di perno, facendo perno. Lasciali tempo, ok. L'impressione è che non mi aspettavo assolutamente di riuscire già al primo giorno a fare le curve, soprattutto anche verso sinistra, che era il lato che avevamo un po' più paura. Quasi mi sento addirittura più sicuro, e mi sento quasi un po' meno sicuro quando vado, tra virgolette, dove mi manca la gamba. Però dovrebbe essere il lato giusto in realtà, perché anche in bici è il lato giusto questo. Ho continuato a farlo tutto il tempo proprio per continuare a impratichirmi. Devo ringraziare Alberto, che è qua dietro. Prima giornata conclusa, grande attività, abbiamo affrontato curve perché, come abbiamo detto, non possiamo fare lo spazzaneve, quindi dobbiamo per forza riuscire a mettergli attraverso gli sci. Adesso con tanto sbandamento, poi col tempo arriveremo ad utilizzare più lo spirito. Kevin, come abbiamo detto, non aveva mai sciato, però sopperisce con la sua forza fisica e con la sua preparazione, perché fa tanti altri sport. La neve e lo sci è veramente per tutti, invitiamo tutti a provare. Già da questa prima giornata sono soltanto poi 3 ore che proviamo, siamo riusciti a impostare destra e sinistra con sbandamento abbastanza in sicurezza. Adesso si tratta di provare, riprovare. Lo sci sappiamo che è fatto così, è fatto di tecnica, ma è fatto soprattutto di tante 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 ore con gli sci ai piedi, lo scarpone al piede, quindi avanti tutta.